Ciao a tutti i giocatori e giocatrici, io sono Francesco. Io sono Deborah. E noi siamo il Gioco Libero. Benvenuti o bentornati sul nostro canale, ragazzi. Per chi ha già visto il video unboxing sapete già di che gioco parleremo. Per chi invece non ha visto, Deboraimon uscirà oggi il suo Ciuschi. Stupid Death. Eccolo qua. Ragazzi, questo è Stupid Death, come vedete dalla forma. Avete già capito che è un tombale. Gioco tombale, un gioco sulle morti appunto bizzarre. Questo, ragazzi, è un gioco della Yas Games, va da 2 a 4 giocatori. Se non ricordo male, dei 12 anni in su, ve lo dico subito, vi do anche conferma. Sì, dei 12 anni in su, ricordavo bene. Non c'è indicato il tempo, però calcolate più o meno una ventina, mezz'oretta, 20 minuti, mezz'oretta a partita, insomma, non di meno. Oggi, ragazzi, come sempre, introduzione, poi video con setup, tutorial, gameplay tutto insieme, e poi alla fine pro e contro e voto finale. Prima di andare avanti, però, ci farò una brevissima panoramica del titolo. Vai, Debbie! Sì, in questo gioco sfideremo letteralmente la morte, nel senso che la morte cercherà, insomma, di raggiungerci, di farci morire, e noi dovremo essere più bravi indovinando quali tipi di morte sono vere e quali false, insomma, e dovremo comporre la parola morte. Se riusciamo a rimanere gli ultimi sul tabellone di gioco o riusciamo a comporre appunto la parola morte, vinciamo e freghiamo noi la morte. Quindi okay, che vinca il migliore, esatto, in questo caso. Ci sono due modi per vincere praticamente, o comprendendo la parola morte o appunto rimanendo l'ultimo giocatore in vita. Ma tra poco lo vedrete appunto nel gameplay. Ok ragazzi, detto questo, noi ora passiamo appunto alla prossima fase del video, gameplay, tutorial, setup. Ma prima, come sempre, lanciamo la sigla! Eccoci giunti, giocatori e giocatrici, al setup, tutorial e gameplay di Stupid Death. Partiamo dal setup. Il setup, dopo la brevissima sigla, è veramente molto molto semplice. Dovete prendere innanzitutto il tabellone di gioco e metterlo al centro. Come vedete qui c'è un teschio rosso e sopra dovete metterci il tristo mietitore. Vedete, c'è anche la vasetta componibile che trovate nella confezione. Nel teschio verde invece inserite le pedine dei giocatori che insomma giocano. In questo caso Deborah è rosso e il blu, e nella confezione ci sono anche il verde e il giallo. Poi ragazzi, ogni giocatore riceve una carta vero e una carta falso, come vedete tomba. A forma di tomba bellissime. Quindi questa è distribuita ad esempio a Deborah e le altre due le terrò io. E infine vanno a completare il setup la distribuzione di una vita extra. Una verrà data a Deborah o comunque ai giocatori, quindi che giocano intorno al tavolo, e una in questo caso viene data a me. Poi ovviamente prendete le carte, le mescolate, magari fate due mazzetti perché sono 200 carte, quindi fate magari due mazzetti da 100. Il setup è già terminato. Passiamo invece ora al tutorial. Sempre dopo la brevissima sigla che avete visto, entriamo nel tutorial. L'obiettivo di Stupid Death qual è? Quello di fregare la morte. Si può vincere in due modi. Il primo modo è quello di far raggiungere la morte a uno dei propri avversari, in maniera tale che prenda i propri avversari, che avranno la vita extra come primo tentativo e non moriranno. Come funziona la vita extra? Che nel momento in cui la morte entra nella stessa casella in cui c'è già un giocatore, useranno la vita extra, quindi si sposteranno di una casella e cercheranno ovviamente di mettere distanza tra il giocatore stesso e la morte. Appunto. Esatto, quindi vi danno una casella di vantaggio come una vita extra, appunto, ma se la morte vi dovesse di nuovo raggiungere, una seconda volta siete morti. Oppure, altro modo per vincere, qui sulle carte, come vedete, oltre a esserci la descrizione della persona, la morte se vera o falsa, qui c'è una lettera, ad esempio in questo caso la lettera T. Se fra tutte le carte che prendete riuscite a comporre la parola morte, avete appunto ucciso il tristo mietitore e vi siete salvati e avete vinto la partita. Quindi o componete la parola morte oppure fate, cioè, cercate di rimanere in vita più a lungo rispetto ad altri giocatori. Allora, per giocare come funziona? A turno ogni giocatore sarà il narratore, in questo caso essendo solo due appunto saremo io, Deborah il narratore, verrà letta la storia e i giocatori devono votare se secondo loro la morte è vera o falsa, mettendo davanti a sé la risposta coperta, quindi senza far vedere agli altri cosa hanno votato. Se si gioca in più persone,
quindi se siamo in 3 o 4, il primo giocatore a votare, che poi magari risulta essere esatta la sua risposta, prenderà appunto la carta. Quindi verrà data soltanto al primo giocatore che è stato il più lesto a rispondere in maniera corretta. Essendo in due, questa dinamica non la vedrete perché appunto uno fa il narratore e l'altro risponde. Comunque, una volta visti i voti, si va a vedere chi ha ragione. Se avete indovinato, avanzate sul percorso. Per ogni sbaglio invece che fate, la morte avanza di uno verso i giocatori, quindi inizia a raggiungervi. Per quello è importante cercare di sopravvivere rispetto agli altri giocatori. E di dire le risposte corrette, insomma. Esatto, ovviamente si va a fortuna molto spesso. Un'altra cosa che noi non faremo in questo gameplay, perché sennò non ci piace, è che quando il narratore legge una morte e tutti i giocatori sbagliano la risposta, il narratore può avanzare di due caselle, perché appunto avendo sbagliato tutti ha questo bonus. Noi ragazzi, ovviamente, essendo soltanto io e Deborah, non vi facciamo questa dinamica, perché la risposta viene data solo da un altro giocatore, quindi magari è fin troppo semplice poi avanzare di due, perché c'è il 50 e il 50. Invece in 3 o 4 magari qualcuno riesce quasi sempre a indovinare la risposta. Magari poi ve lo faremo vedere portando un altro gameplay. Un altro gameplay in più con giocatori. Più persone, scusate. Sì, Deborah, sono un attimo incagliata. Comunque sì. Un altro gameplay magari con più persone in cui vedrete le altre dinamiche di gioco. Quindi in questo caso noi giocheremo senza questo avanzare di due caselle quando tutti sbagliano e il narratore quindi dovrebbe avanzare di due. Essendo in due vi evitiamo, però il regolamento dice di giocarlo invece così. Ok ragazzi, queste sono le regole. Ora ovviamente iniziamo a giocare e vedete che è molto molto semplice come gioco, anche perché questo è tutto il tutorial. Quindi entriamo ora nel gameplay. Dopo la brevissima sigla, eccoci giunti al gameplay. Allora, inizia il giocatore che è il proprietario del gioco, quindi in questo caso io, perché me l'hanno regalato pochi giorni fa i miei amici. Ringraziamo gli amici. Che li ringraziamo, tra l'altro alcuni li avete visti sul canale come Michele e Dalila, sì. Anche loro mi hanno fatto questo regalo per il mio compleanno, quindi vi ringraziamo. E poi ci sono altri amici che hanno fatto il regalo, che vedrete prima o poi anche loro sul canale, ve li porteremo, non vi preoccupate. Detto questo, andiamo a iniziare il gameplay. Allora, per iniziare io quindi sarò il primo narratore di turno. Prendo la carta e la vado a leggere e dico John Fossard, 1947-2013. John era un amante dei calici particolari. Mentre portava fuori la spazzatura, una volta, un calice rotto strappò il sacchetto e gli recise un'arteria della gamba, dalla quale iniziò a sanguinare copiosamente fino a morire. Ora Deborah deve dire se secondo lei questa morte è vera o è falsa. No, è falsa. E invece è vera. No. Ragazzi, vi faccio vedere, la morte è vera, è una morte assurda, incredibile, ma è vera. Quindi anche io avrei detto falso, perché pure cioè, secondo me è una morte talmente assurda da essere falsa, invece è vera. Questo cosa vuol dire? Che la morte avanza di uno verso di noi. Potete farla avanzare in questo momento sia da una parte che dall'altra, perché sì, è equidistante. Ovviamente d'ora in poi avanzerà in senso antiorario venendo verso di noi. Tocca a me, quindi ora sarà Deborah la narratrice di turno. Mary Potter. Mary Potter? Sì, che non è la madre di James Potter o di Harry Potter. Mary morì quando un'insegna del McDonald's di 20 metri cade sopra l'auto in cui si trovava. I forti venti hanno causato la rottura del palo in un punto di saldatura vicino al terreno. Mary era vegana. Secondo me è talmente assurda che è vera. No, è falsa. Ok, quindi come non detto la morte avanza di uno. Ragazzi, in realtà noi non li stiamo usando perché non c'è un istintivo, perché siamo solo in due, ma dovremmo usare questi. Quindi ora cerchiamo di utilizzarli, perché c'è un istintivo di dire vero o falso direttamente. Perché non essendoci più giocatori che devono votare, essendo solo uno, ci viene prima da dirlo direttamente a voce. Ma in realtà quando si è più persone si mettono questi. In due, come vedete, è quasi inutile. Ok, tocca a me. Andy Bolton, 1974-2016. Da bambino Andy aveva perso entrambe le gambe in un incidente dopo essere stato travolto da un treno mentre giocava sui binari della ferrovia. Così fu un po' ironico che anni dopo Andy perdesse la vita in una stazione della metropolitana di Londra perché la sua sedia a rotelle elettrica aveva iniziato a non funzionare bene, conducendo Andy oltre il bordo della banchina e direttamente sui binari. Morì folgorato. Mi sembra un po' assurda perché, diciamo, essere tranciato le gambe dal treno, solo le gambe, quando il treno va a una velocità comunque molto elevata, quindi ti spinge ad andare proprio sotto.
però ho notato che le cose più assurde sono vere, le cose magari più realistiche possono essere false, quindi... Vero, in realtà era falso. No. Però ragazzi, se vi posso dire una cosa, secondo me questa potrebbe essere invece una morte reale, perché può capitare che un trinotto tranci solo le gambe. Può succedere. Sì, ma la forza centrifuga, insomma, del treno ti spinge ma ad andare come, sotto. Come prendi il treno. È un po' assurda, però... ragazzi, la morte avanza. Come vedete, stiamo andando benissimo. Sì. Dottor Hitoshi Christopher Nikaido. Stando a un testimone, mentre Nikaido cercava di entrare, le porte dell'ascensore si chiusero intrappolandogli la testa all'interno e il resto del corpo fuori. Il corpo fu rinvenuto in fondo al pozzo dell'ascensore, mentre la testa si trovava ancora nella cabina. Io, ragazzi, voterò, come te, uso la carta, voterò vero. Vero. È vero? Ok. Allora, ragazzi, in questo caso la morte è vera e io ho preso la lettera R. La metto qua la carta e il mio blu avanza di uno, vedete, al contrario di dove sta andando la morte. Vai. Tocca a me. Chissà se riuscirò mai a dire una risposta. Magari ora sì. Charles Drew, 1904-1950. Charles Drew è considerato l'inventore della banca del sangue e il pioniere delle prime trasfusioni. Quindi è un po' ironico che sia morto a causa di una trasfusione di sangue, ma riuscita, a seguito di un incidente d'auto nella Carolina del Nord. Vero o falso? Vero, però può essere vero simile. Usiamo le tombe, le bare, sì. Anzi, vero. Ed è vero, è esatto. Grazie. Ragazzi, è una morte vera, è assurda, ma è sì, vera. Anche perché col sangue... Avanzi non... anche tu, quindi ti allontani sì. Anche tu di uno dal Cristo mietitore. Dobbiamo stare vicini, vicini. Ragazzi, ci stiamo allontanando, più così scappiamo. Cerchiamo di... Tocca a me. No, tocca a me. A te, giusto, scusami. È vero, appena letto io. Gavin Waxkirs. Gavin era un grande appassionato di storia militare e adorava travestirsi e partecipare alle rievocazioni di battaglie. Purtroppo per Gavin, l'annuale rievocazione della battaglia di Gettysburg sarebbe stata l'ultima, poiché inciampò, cadde sul suo stesso coltello e morì dissanguato. Nessuno lo aiutò perché pensavano che facesse parte della rievocazione. Vero o falso? Falso. Giusto. Ragazzi, è fin troppo assurda come morte. Sinceramente, mi dava proprio di fake, infatti è falso. Metto la carta da parte e avanzo di uno. Ti vengo a prendere io, morte. Vengo io a prenderti, ti vengo io a tranciare. No, non è così no. Il gioco. No, vabbè. Peccato. Allora, Jamilon Williams, 1962-2009. Jamilon soffriva di odontofobia, ovvero una forte e immotivata paura dei dentisti. E chi non ha paura dei dentisti, ragazzi? Cioè, è un po' difficile avere paura dei dentisti, comunque. Così, quando gli venne un forte mal di denti, decise di estrarsi da solo un dente in casa. Dopo aver consumato mezza bottiglia di vodka, a seguito di diversi tentativi di rimozione del dente incriminato, e dopo essere riuscito infine a estrarlo, Jamilon si accasciò a terra, perse coscienza e sanguinò a morte per la ferita che si era provocato da solo. Usa le tombe? Oddio, potrebbe essere... Sì, tu prima non l'hai fatto. Potrebbe essere reale... Però mi sembra un po' troppo estremo, quindi... E infatti, è falso. Oh. È giusto così. Quindi avanzi anche tu insieme a me, di uno. Andiamo insieme, non ragazzi. Stampo. Andiamo a caccia della morte, tutte e due. David Fial, 1958-2008. David era l'ultimo abitante di un comprensorio di appartamenti che doveva essere demolito, cosa che lo rendeva molto infelice. Così, per sottolineare quanto fosse ingiusto costringerlo a trasferirsi, si mozzò la testa con una motosega. Io dirò... Vediamo un po' se è vero. Talmente sì, assurda è che vero. Questa... È vera? Sì. Ragazzi, vi giuro, pensavo di aver sbagliato. Perché ho detto, è impossibile. Però, siccome questo gioco le volte le morti più assurde sono quelle più reali, e quindi metto anche questa carta qui e avanzo di uno... Dalla parte opposta. Ho detto, ragazzi, che stiamo andando io e Deborah piano piano a prendere... Ci saremo noi tra un po' a seguirlo. Esatto. Vai, tocca a me. Charlotte Smith, 1980-2008. Charlotte era un'abile guidatrice. Una sera, in preda all'alcol, scommise con i propri amici di riuscire a parcheggiare la macchina ad occhi chiusi. Bendata inserì la retromarcia, purtroppo per lei, dette un po' troppo gas e l'auto imboccò una ripida discesa, schiantandosi con Charlotte dentro. Usa le tombe. Io
Vediamo. Secondo Deborah è vero, ma in realtà è falso. No. Grazie, era falso. Era un po' al limite, però devo dire la verità, io avrei detto falso. Mi dava un po' di semitudine. La morte avanza di uno. Orville Wright. Ma uno italiano, non ce ne sono tutti stranieri. No, tutti stranieri. 1871. Italiane, morte italiane, non ne vogliamo, ragazzi. 1948. Orville Wright morì in un incidente d'auto mentre correva all'aeroporto per non perdere il volo. Falso. Aspetta, non devo usare le tombe. Vabbè, dico falso con la tomba, ragazzi. Ed è falso. È falso? Sì. Le sa tutte. Ragazzi, veramente tutta bravura, eh? Non vorrei che pensassi che fosse solo fortuna. Sì. Perché le so tutte. Allora, vediamo un po'. Io, ragazzi, ho quasi composto la parola morte. Mi manca praticamente solo una lettera, la T. Potrei farcela anche così, ma in realtà bisogna vedere se la T esce. Tocca a... Sì, tocca a me. Ok. Andiamo avanti. Per il momento sono muore, non è morto. Esatto, per il momento sono muore, ragazzi. Che fanno sempre, sono buone da mangiare. Allora, KK Dowling, 1971-2017, per la serie di italiani, non li vogliamo. Sembrava solo un taglietto di carta, ma fu proprio quel taglietto a uccidere KK Dowling dopo 3 settimane di coma. Era stato colpito da una sepsi, una risposta tossica a un'infezione che porta a un rapido collasso degli organi, al coma e poi alla morte. Falso. Usa le tombe. Secondo Deborah è falso. E la risposta è falsa. Ragazzi, sì. Eppure, guarda, vi dico una cosa, si può morire in quel modo. Quindi, quella morte specifica non è vera, ma si può morire con le infezioni. Sì. Noi, grazie a Dio, di uno. In Occidente siamo abbastanza, diciamo, privilegiati. Tocca però a te. Regina Sunanda Kumariratana. Ok, ragazzi, qua non andiamo manco più sull'inglese, ora iniziamo a divagare nel mondo. Benissimo. 1860-1880, 20 anni è morta. Ragazzi, a 20 anni è morta, se è vero è morta giovanissima. Sunanda Kumariratana, regina del Siam, attuale Thailandia, annegò davanti ad alcuni suoi sudditi, poiché essendo loro proibito toccarla, non poterono trarla in salvo. Vero. Secondo me, aspetta, sì, ma tu si vai le tombe, fammi capire. Avete ragione, purtroppo è la, siccome sono da solo, ragazzi, secondo me è vero comunque. È vero? Sì. Ragazzi, e tra l'altro mi è uscita la T che mi mancava. Mi mancava la T, ragazzi. Ho appena composto la parola morte e quindi ho vinto la partita perché ho chiuso la morte. Sconfitto la morte, ragazzi. Esatto, ragazzi, vedete, M-O-R, tra l'altro ci vuole fortuna a indovinare proprio la lettera mancante, perché esatto, era proprio la T che mi mancava, è uscita e l'ho pure indovinata. Quindi qua c'è la parola morte e ovviamente il tristo emettitore viene sconfitto, e quindi il blu si salva e il rosso perisce insieme alla morte. Addio rosso. No, io ti seguo. No, si salva solo il giocatore che sconfigge la morte, l'altro tipo rimane lì, nell'oblio. Vabbè, la morte rimane lì e io rimango qua. Ah, ok, tu rimani qua e continui a girare all'infinito e invece... Ok, basta divagare, ragazzi. Comunque, questo è il giochino molto divertente. Sì, sì. È durato poco perché in realtà siamo in due. E soprattutto perché a fortuna sono riuscito a trovare le 5 lettere che compongono la parola morte, altrimenti sarebbe durato di più. Sì. Quindi calcolate che in 3 o 4 con più, sicuramente più divertente, perché in 2 è divertente. E dura sicuramente anche di più. Di più, perché poi c'è più battaglia. Ragazzi, vi ripeto, le tombe non ci è venuto istintivo utilizzare semplicemente perché stando solo io a rispondere. Non ti viene da mettere la carta, in quanto comunque sei solo tu. Con gli altri è ovvio che invece vi viene da mettere la carta e vedere le risposte di tutti quanti. Questo è... Per questo non... alle volte non le abbiamo utilizzate. Comunque ragazzi, spero che vi siate divertiti. Questo è il gameplay. Vi ripeto, non è stato al massimo essendo in due. Se volete un altro gameplay con tutti gli amici, fatecelo sapere. Raggiungiamo almeno 10 like e vediamo di portarvi... Commentate. Vediamo di portarvi un altro gameplay con altri 2 amici qui sul canale. Sì, sì. E facciamo un bel gameplay a 4. Ok ragazzi, noi abbiamo concluso, ora vi lasciamo ai pro e ai contro e al voto finale. Eccoci giunti alla parte finale del video, giocatori e giocatrici, come sempre con i pro e i contro e il voto finale. Partiamo dai pro. Vai Debbie, qual è il primo pro? Che è divertente. Come avete visto dal gameplay ci siamo divertiti, è un gioco party game, quindi fa il suo dovere. E quindi ci siamo, anche se solamente in 2, ci siamo abbastanza divertiti. Non al massimo, ma ci siamo divertiti.
Passiamo al secondo pro. Che è ben caratterizzato. Già dalla scatola, ragazzi, come avete visto, è ben caratterizzato. Anche la pedina del Tristo Mietitore. Anche le carte a forma di bara, vero o falso, stupende. Anche le pedine vita extra con gli anche angoletti. Anche le pedine vita extra, cioè veramente fatto bene. La caratterizzazione ci è piaciuta molto. Sì. Passiamo al terzo e ultimo pro, che è? Che stimola appunto la curiosità. Ragazzi, è molto bello scoprire i modi di morire delle persone. Ricorda la trasmissione che faceva su Real Time un po' di tempo fa. Per chi l'avesse mai vista, si chiamava Mille modi per sì, morire. Sì, anche perché certe morti sono veramente assurde. E sono vere, tra l'altro, perché togliendo quelle false... Ma ci sono morti assurde, vere, che quindi sì, sì, scopri in quel momento, quindi veramente bello. Detto questo, passiamo ai due contro che abbiamo trovato, partendo dal primo. Il primo contro è che è ripetitivo. Sì, ragazzi, il problema è che alla fine, sì, è divertente ovviamente, però cioè, si fa il giro del tabellone leggendo sempre frasi di continuo sulle morti. A lungo andare può risultare un po' ripetitivo perché... Non, sì, c'è non, nessuno, non c'è una carta che magari da un imprevisto sì, ti dà un qualcosa di diverso. È sempre comunque leggere morti e dire vero o falso, però non c'è quel brivido in più, ecco, che potevano mettere con qualche carta speciale, una carta sfida, non lo so, potevano inventare un qualcosa. Un tabellone in cui magari si girava tipo una esatto, con magari con qualche sì, pedina particolare, come molti giochi fanno, invece no, è molto semplice, è strutturato sì, in maniera semplice. Passiamo al secondo contro che è? Che purtroppo non scala bene in due. Come avete visto e come vi abbiamo detto, sì, noi siamo divertiti, però magari questo gioco è meglio farlo in più persone perché in più persone magari ci si diverte di più. Sì, come vi ho detto durante il gameplay, in realtà quando si gioca ogni volta il narratore dovrebbe, quando qualcuno sbaglia, se tutti sbagliano, dovrebbe fare due passettini in avanti. Noi l'abbiamo evitato questa dinamica in due proprio perché essendo soltanto in due non ha molto senso. Abbiamo preferito giocarla senza quella dinamica, quindi il gioco ovviamente in due, anche se dice da 2 a 4, scala male, comunque non scala benissimo in due secondo noi, infatti vorremmo riprovarlo se possibile, poi in futuro altri, in 3 o 4 sì, e portarvi un gameplay anche in 3 o 4, anche per mostrarvi le differenze, secondo noi in 3 o 4 sarà sicuramente molto più divertente, io questo l'ho avuto da poco, quindi non ho mai avuto modo di provarlo con gli amici, ma lo proveremo infatti, sicuramente in futuro. Sì. Comunque, detto questo, Debbie, che voto abbiamo dato in definitiva al gioco? Un bel 7. Ragazzi, nonostante i suoi difetti, comunque un 7 sì, se lo merita, perché alla fine, vi ripeto, fa il suo dovere, diverte ed è ben caratterizzato. Sì. Poteva avere qualcosina in più senza quei due contro. Ve lo magari diciamo, avremmo messo anche un mezzo voto in più, però. Pure un voto intero in più c'è cioè, sull'8, ma non si può perché sarebbe stato troppo alto al netto dei contro. Ok ragazzi, detto questo, ora invece passiamo al prezzo. Quanto costa questo titolo? Costa 24,99. Esatto, è un prezzo ovviamente che trovate su Amazon, almeno in questo momento. Lo potete trovare a volte in offerta qualche euro in meno, c'è chi lo vende a qualche euro in più, però il prezzo diciamo Amazon è quello che riteniamo conto ed è di 24,99. Sì. Che gli vale per il fatto che è ben caratterizzato, non per il gioco in sé sì, per sé. Perché anche perché anche la componentistica è molto scarna, molto, cioè... sì, è molto semplice. Sì. Pagate il fatto della bara, la forma di bara, il fatto che sì, ha questa caratterizzazione, ma i materiali anche sui 19,90 secondo me sarebbe stato un prezzo più sì, consono. Più onesto. Più onesto, sì. Però vabbè, costa un pochettino di più, se lo volete, se vi piace la tematica, acquistatelo, perché ne vale la pena. Anche se lo trovate poi in offerta, magari fatelo. Infine, per noi che siamo... bustatori compulsivi, anche se in questo caso non l'abbiamo imbustato, no, perché è nuovo, sacrilegio, è nuovo, l'abbiamo appena ricevuto e stiamo già portando il gameplay, sì, quindi non abbiamo ancora avuto modo, ma lo imbusteremo ovviamente, ovviamente, perché noi ovviamente lo imbusteremo. Quindi in un prossimo video vedrete tutte le carte imbustate, perché state sicuri che lo facciamo. Tutte 200. Qual è la dimensione delle bustine, per chi lo vuole imbustare come noi? 57.5x87. Esatto ragazzi, quindi dovete comprare due pacchi di quelle bustine da 100, noi vi consigliamo sempre le pin con sì, cui ci sì, sono quelle che siamo noi, tornano benissimo e potete imbustare questo gioco. Le carte si mescolano non tantissimo, solo quando dovete appunto iniziare la partita, però comunque vengono mescolate. Infatti. E i materiali non abbiamo messo né tre pro né tre contro perché sono dei materiali normalissimi. Standardizzati. Sì. Le carte hanno un materiale normale, quindi non avremmo messo né come pro né come contro. Ok ragazzi, detto questo noi abbiamo concluso, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando, supportateci ragazzi, veramente dateci il vostro supporto, vi ringraziamo, fateci sapere, commentate, stiamo crescendo piano piano, quindi vi ringraziamo, ringraziamo tutti coloro che ci lasciano un commento, veramente molto molto apprezzato. Continuate però a supportarci lasciando un like, iscrivetevi appunto al canale così ci aiutate a farlo crescere. Mi raccomando, se volete commentate, fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco, se vi è piaciuto o meno, diteci il vostro pensiero che per noi è importante.
attivate la campanella delle notifiche così rimanete sempre aggiornati e infine se volete condividete il video così fate conoscere Stupid Deaths anche amici, parenti e gente che conoscete appassionata o meno di giochi da tavolo. Ok, detto questo ragazzi, ovviamente Deborah vi saluta. Ciao a tutti ragazzi. Io vi saluto. Vi ricordiamo che scriviamo articoli su Geek Pizza, quindi di questo gioco troverete anche da loro l'articolo, quindi passate se volete leggere la recensione di Stupid Deaths sempre scritta da noi, fatta appunto nel gioco libro, ma trovate anche tante altre recensioni. E ragazzi, noi abbiamo, come vedete, da oggi... anzi dall'altro video, quindi anche oggi, le magliette personalizzate del canale con il nostro logo e con il nostro motto che è il gioco è libero ed è per tutti, ricordatevelo sempre, mi raccomando. Ciao a tutti giocatori e giocatrici, al prossimo video.